Prima di tutto bisogna capire il tipo di problemi e la gravità dei problemi. Poi, come al solito, si cercherà di individuare quelle che sono le aree su cui si può intervenire, di nuovo eliminando le spese inutili, ma sempre cercando di favorire poi gli investimenti e cercando di riqualificare il lavoro. A fronte di quel piano poi si prenderà delle decisioni su quali iniziative mettere in piedi nel breve, nel medio e nel lungo periodo, insomma, cercando di intervenire su tutte le aree possibili e su tutti i livelli, quindi evitando i privilegi. Ma allora, diciamo che c'è una linea diretta fra la Regione e il Governo centrale. Secondo me deve essere nelle due direzioni, quindi la Regione deve fare la sua parte di attività nell'ottica di mettere sotto osservazione o comunque migliorare i propri conti, il Governo poi farà la sua parte. La mia presenza è proprio quella di facilitare questo dialogo, ma insomma, sono un assessore di questo Governo per cui lavorerò per questo Governo ovviamente. Io porto un grandissimo rispetto e ammirazione per il governo nazionale che c'è in questo momento e quindi cerco di portare anche a livello della regione quelle che sono le iniziative che vengono portate avanti dal governo nazionale. Quindi ammirazione, rispetto e cercare appunto di avere un allineamento con loro. Ho in mente delle linee su cui si può intervenire che vengono un po' dall'esperienza, da quelle che sono le attività che sta portando avanti il governo piuttosto che altre regioni, perché c'è sempre da imparare. Però queste azioni vanno prioritizzate e vanno definite insieme a tutta la Giunta e al Presidente, ovviamente. Perché dobbiamo mettere in relazione quella che è domanda e offerta di lavoro. Questo legame non c'era perché il luogo fisico dove domanda ed offerta di lavoro si incontrava era assolutamente inesistente. C'erano poi dei luoghi dove si incontravano, quello dell'esigenza dei formatori che hanno finito, come ha detto il Presidente in occasione in aula, in occasione proprio dell'intervento sull'oggetto verità della formazione. Proseguiremo. Certo adesso c'è da fare molto, divideremo gli enti in tre gruppi, quelli che non hanno problemi, per cui dovranno essere immediatamente avviati i pagamenti, perché certamente mettere in sofferenza i lavoratori della formazione ha significato mettere contro questo governo, contro Nelli e contro il Presidente Crocetta, l'intero comparto. Quindi il primo, il secondo, quelli che sono una sorta di bimbo dovremmo verificare, prenderemo, certamente si dovrà provvedere al pagamento dell'avviso 1 e 2, e il terzo, che è quello degli enti invece, dove non c'è nulla da fare, a fianco dei lavoratori per garantire a questi tutti quegli strumenti di tutela di cui loro hanno bisogno e di cui la Sicilia ha necessità nella garanzia di guardare però finalmente alla qualità della formazione. E questa è la scommessa. Mentre noi continuiamo a dire formazione, continuiamo a pensare formatori. Invece da oggi, così come ha scritto Nelli nel suo disegno di legge, dobbiamo pensare alla formazione pensando ai formati. Devo dire sì, è un ritorno, anche se mi sono sempre sentita parte di una squadra e come tale in una squadra certo ci possono essere delle specificità, però io credo che sia nel mio primo ruolo, che era quello di assessore al territorio e ambiente, anche nel secondo, che è stato capo della segreteria del Presidente Crocetta, adesso con un ritorno io non voglio guardare semplicemente i due periodi di assessorato, anche quello che ci sta nel mezzo. Quando si fa parte di un progetto e di una squadra, io credo che sia fondamentale mettere a disposizione intanto la propria esperienza, intanto le proprie competenze, ma credo anche accettare una scommessa perché crediamo, e lo dico convintamente, il governo Crocetta, ma mi permetto di dire il presidente Crocetta, è una grande opportunità per questa Sicilia, con i tanti errori commessi che dovranno essere recuperati. Sicuramente da parte di tutti, lo diceva il Presidente, una maggiore collegialità, un maggiore dialogo, un maggiore confronto, ma nello stesso tempo quell'indietro non si torna. Credo che sia il segno di una volontà. La rivoluzione continua. È un nuovo inizio. Si tratta di consolidare il rapporto, il patto che abbiamo fatto con i cittadini siciliani, il patto di lealtà alla Sicilia e ai siciliani. Ma anche di rilanciare, di fare il punto innanzitutto delle cose che sono state buone fatte, quelle che abbiamo avviato e ancora non si sono completate, quelle che bisogna avviare. Diciamo che interviene a quasi 2 anni dall'inizio della legislatura, coscienti che abbiamo risanato, contribuito a risanare i conti, che questo lavoro deve continuare, che si risanano i conti senza macelleria sociale, ma che è indispensabile puntare su una nuova grande emergenza che è quella del lavoro. E se noi vogliamo veramente sviluppare il lavoro, non c'è alternativa rispetto alla lotta contro la corruzione e gli sprechi, perché solo da lì potremo trovare le risorse per fare lavorare i giovani e i disoccupati. È un governo che parte,
da un patto con Roma forte, che è indispensabile perché la Sicilia negli anni è stata non autonoma ma isolata. Isolata e incompresa, e persino incomprensibile a tratti, con responsabilità di Roma ma anche responsabilità anche dei governi siciliani, che hanno sciupato le risorse e hanno reso poco credibile questa nostra regione rispetto al contesto nazionale e persino internazionale. Noi vogliamo una Sicilia che si mette a posto, in ordine, perché quando la prima pulizia si fa in casa, quando si mette a posto in ordine i conti in casa, allora si ha l'autorevolezza per poter parlare all'esterno. Noi siamo contrari alla Sicilia dei piagnistei che si lamenta, siamo per la Sicilia che lavora, che si sbaccia le maniche, lavora, produce e vuole essere rispettata però quando fa questo. Perché pensare, noi non possiamo assolutamente rinunciare alla nostra autonomia che consideriamo una prerogativa importante, però Roma non può più stare a guardare dalla finestra rispetto alle grandi questioni che sono state prodotte in Sicilia, sia per responsabilità dei governi siciliani ma anche per responsabilità dei governi di Roma. Presidente, c'è un collegamento forte con Matteo Renzi? Col governo Renzi sicuramente, cioè, abbiamo raggiunto, perché quanto Del Rio è venuto in Sicilia e ha visto che la nostra programmazione è passata dal 17% di spesa certificata in 5 anni al 48% in 20 mesi, e ha visto che l'impegnato ormai sulla programmazione europea, che quindi significherà che si tradurrà in lavori, è già l'85%, e abbiamo risparmiato già, abbiamo fatto 1.200.000.000 di euro di tagli nel bilancio di spese strutturali. Roma ha capito che questa regione fa sul serio e che ha intenzione veramente di cambiare verso.